160. Ma quante viti c'hai? Districarsi con tutte queste viti non è mica una cosa semplice. Oggi risolveremo questo problema. Iniziamo subito. Giovanni, ma cosa stai facendo? Oh oh. E quando dico quante viti, non mi sto riferendo alla quantità, bensì alla loro lunghezza. Pensa che, tralasciando l'estensione della filettatura, ne ho contate ben 12 di diverse. Sono viti per moto e quindi particolari per definizione. Diametro della filettatura M6. Dado flangiato, privo di zigrinatura e chiave esagonale da 8, quando normalmente per un M6 bisognerebbe utilizzare una chiave esagonale da 10. Come coppia di fissaggio, dato che il materiale base non è quel granché, tenere al massimo 10 Nm. Ma ritorniamo al motore. Ogni volta che smonto il carter o qualche pezzo in più, ho sempre la paura di perdere la posizione delle viti. È per questo che ho creato un doppio foglio, uno a 4 e uno a 3, dove si illustrano puntualmente tutte le posizioni delle viti. E come filosofia del canale vuole, è a disposizione di tutti in formato PDF nei vari link che trovi in descrizione. Concludo questo video con una precisazione. L'YX, a differenza del GPX, è costruito da svariati produttori, quindi potrebbe verificarsi che alcune viti di questo YX possano differire rispetto ad un altro identico. Il mio foglio comunque resta una buona base di partenza. Non aggiungo altro, buon lavoro sul motore, ci vediamo alla prossima staccata e ciao biker!